Buonasera Villa di Briano! Buonasera e benvenuti in Piazza Cavour, che è un po' il cuore di Villa di Briano, no? E niente, siamo qui questa sera per dare inizio alla manifestazione pubblica del movimento politico Primavera Villa di Briano. Dunque, vi chiederete perché il simbolo Primavera Villa di Briano? La scelta della farfalla all'interno del simbolo è la rappresentazione esatta della libertà, alla quale non può essere tarpata le ali, intesa come liberazione di un popolo al quale questa ormai da anni è stata soppressa. La parola Primavera Villa di Briano, invece, rappresenta appunto la primavera di Villa di Briano, la Primavera Villa di Briano, in quanto la V raffigura un germoglio come speranza di vita rivolta verso la rinascita di un paese che porta alla ricostruzione dell'altra città vivibile. Ma adesso passo subito a presentarvi la squadra dei candidati. Numero 1, avvertenza Giuseppina, detta Silvana. Classe 1969, mamma di 3 figli e moglie, da sempre amica di tutti e tutti. Il suo impegno è rivolto verso l'universo donna. Numero 2, Campaniello Salvatore. Classe 1965, un ragazzo semplice ma con una personalità in grado di dare, con il suo modo semplice di fare, quell'impulso al nuovo modo di comprendere la questione comune. Numero 3, Cecoro Marcantonio. Classe 1952, ingegnere civile. Due elementi fondamentali per la costruzione della nuova città vivibile. Numero 10, Romano Aurelio. Classe 1991, il più giovane della lista. Tecnicità e disponibilità. Laureato in giurisprudenza, anche lui da sempre impegnato nel sociale. Numero 11, Santoro Angelo. Classe 1963, geometra. Lui è l'amico di tutti, una persona di carattere e passione. Numero 12, ultimo candidato, Scalzone Nicola, che purtroppo anche lui per problemi di famiglia non è potuto esserci stasera. Classe 1973, geometra e imprenditore nel campo edile. Dopo la presentazione della squadra del prossimo governo cittadino, darò la parola solo ad alcuni dei candidati che in questa prima manifestazione spiegheranno il loro motivo di una scelta. Dunque, do la parola alla dottoressa Raffaella Gallo. Prego. Gentilissime cittadine e cari cittadini di Villa di Briano, buonasera. Vi ringrazio per la vostra numerosa presenza qui stasera e per il tempo che ci state dedicando. Mi presento, sono Raffaella Gallo, laureata in giurisprudenza, svolgo la professione di avvocato e sono candidata al Consiglio Comunale di questo paese nella lista Primavera Villa di Briano, a sostegno del candidato sindaco avvocato Francesco Della Corte. Il secondo ringraziamento va appunto all'avvocato Francesco Della Corte, che credendo nelle mie capacità mi ha offerto la possibilità di intraprendere questo percorso politico. Tutta la mia stima va a lui, cittadino onesto e che ha contribuito alla mia crescita professionale, trasmettendomi durante gli anni della mia pratica forense, svolta presso il suo studio legale, le sue competenze e i suoi giusti valori. Questo mio intervento, incentrato sulle passioni, è diretto a tutti coloro che intendono riscoprire la passione per il proprio paese, la passione per la propria identità locale, in poche parole la passione per Villa di Briano. Chi ci mette passione e non chiede nulla in cambio, vince ogni paura, ogni battaglia, dando forza alla propria coscienza. Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. Quindi vi esorto a coltivare le passioni e a dire no alle false promesse. Dite no a chi vi obbliga a fare politica giocando con i vostri bisogni. Dovete essere liberi e pensanti, dovete essere propositivi, dovete essere protagonisti. Stare ad aspettare qualcosa da qualcuno non è la soluzione per il nostro avvenire. Abbiamo il dovere morale di essere artefici del nostro futuro. Oggi noi ci presentiamo agli elettori con una proposta ambiziosa e un progetto politico forte. Nel nostro programma c'è un solo tipo di promessa, quella di impegnarci per essere responsabili, per essere laboriosi e per avere una grande capacità di ascolto. Rappresentiamo la vera risposta politica alle difficoltà del paese e alle nuove domande della società moderna, alla Villa di Briano che produce, alla Villa di Briano del fare. Non possiamo permetterci altri anni di immobilismo decisionale e politico. Occorre uno sviluppo economico. Villa di Briano offre ottime potenzialità non ancora utilizzate appieno.
dobbiamo essere in grado di fare sistema in ogni campo, da quello agricolo a quello turistico. È sufficiente pensare al meraviglioso santuario della Madonna di Villa di Briano, posto unico e degno delle più autorevoli attenzioni, focolaio di risorse. Per fare questo bisogna contribuire attraverso un'azione locale aperta, fondata sull'integrazione e sulla valorizzazione delle risorse culturali, umane ed economiche che esistono nel nostro territorio, in modo che i cittadini divengano, attraverso la partecipazione e la concertazione, i protagonisti principali del proprio avvenire. Concludo questo mio breve intervento ricordandovi lo slogan utilizzato nella nostra campagna elettorale: il tuo sostegno per una città vivibile, realizzabile solo attraverso il coraggio di esporre le proprie idee. Dobbiamo votare il meglio, dobbiamo dare un voto d'opinione, dobbiamo dare un nuovo impulso di responsabilità e competenza. Signori elettori ed elettrici, in queste elezioni comunali dobbiamo seguire le idee e non altro, dobbiamo premiare i contenuti e non altro, dobbiamo votare chi ci rappresenta di più, riconoscendo l'onestà intellettuale di tutti i candidati. Dobbiamo riflettere e, con il coraggio delle nostre passioni, pensare al futuro di Villa di Briano. Ringraziamo la dottoressa Raffaella Gallo, diamo invece la parola alla professoressa Loredana Pagano. Buonasera a tutti, sono Loredana Pagano, insegno da circa 30 anni e già da un po' di tempo ho maturato l'idea di realizzare di vivere questa esperienza politica. Il caso poi ha voluto di incontrare il nostro qui presente avvocato Francesco Della Corte, uomo competente, e che mi ha dato l'opportunità di fare questa esperienza. E come a voce alta posso dire di essermi prodigata in ambito scolastico, così allo stesso modo ho deciso di intraprendere questa esperienza. E di impegnarmi per dare una nuova impronta a Villa di Briano affinché diventi modello esemplare di buon governo, trasparenza e legalità. Non ho intenzione dunque di essere spettatore passivo del nostro futuro, mi sento in dovere di fare qualcosa per la società, sento il bisogno di donare incondizionatamente le mie competenze, le mie idee, le mie passioni, il mio tempo a tutti voi, ma soprattutto dare una risposta alle generazioni ormai sfiduciati della politica. Non ho alcun interesse personale, credetemi, se non quello di offrire onestà e voglia di fare ed il desiderio profondo di rappresentarvi al Consiglio Comunale con la massima trasparenza, disponibilità ed umiltà. Un buon politico dovrebbe essere scelto per i suoi valori, le sue idee. La società ha bisogno di politici che operano per il bene comune. Ora sta a voi votare con intelligenza e con coscienza e poter finalmente distruggere e rinnovare la politica dei favoritismi e degli interessi personali. È inutile piangerci addosso e stare qui ad elencare le varie problematiche in cui versa il nostro territorio di Villa di Briano. Ormai tutti siamo consapevoli che è giunta l'ora di voltare pagina e questo... Ed ecco per questo che abbiamo bisogno della vostra fiducia. Dateci l'opportunità di realizzare questo ambizioso progetto che ha come basi fondamentali, come tematiche fondamentali, lo sviluppo, l'ambiente, il lavoro, ed ha lo scopo, un unico scopo, quello di partecipare per una città vivibile. Non fateci mancare il vostro sostegno. Intanto vi ringrazio tutti per la cortese attenzione fiduciosa. Vi ringrazio tutti. Passo la parola. Ringraziamo la dottoressa, la professoressa Loredana Pagano. Passiamo invece la parola all'ingegnere Marcantonio Cecoro. Prego, dove sta? Cari concittadini, buonasera. Mi chiamo Marcantonio Cecoro. Sono un ingegnere e da più di 30 anni che vivo a Villa di Briano. Vi domandate perché ho scelto di scendere in campo. Io non mi considero un politico, ma un tecnico prestato alla politica per senso civico. Non voglio andare in comune per prendere, ma per dare il mio contributo.
Sono anni che lo sviluppo di questo paese è morto. Io metterò le mie competenze, il mio impegno per portare in comuni i fondi statali, i fondi della Comunità Europea, per realizzare opere pubbliche che miglioreranno la vita di noi tutti. Bravo! e che favoriranno la nuova economia e i nuovi posti di lavoro per voi e per i vostri figli. Le opere che io ho in mente per questo paese sono un parco per bambini in cui possono giocare liberamente, sorvegliate di giorno e chiuse di notte per evitare atti vandalici, un campetto di calcio comunale, un campo sportivo con pista di atletica per soddisfare la voglia di tanti sportivi, sia giovani che meno giovani. Una connessione, perché no, di internet gratuita in questa piazza, così che la piazza reale e quella virtuale possono finalmente unirsi favorendo i rapporti sociali tra le persone. Questo e tanto altro potrà essere realizzati con i fondi europei e con i fondi statali a costo zero per il comune, pure che il comune c'ha debiti, possiamo fare tutte queste cose che io ho detto. Se sarò eletto mi farò portavoce degli interessi di tutti e non mi dimenticherò dei rioni periferici, una realtà che vivo ogni giorno e che produce una fetta importante dell'economia di questo paese. Bravo! Il rione Vomero, il rione Maragore, troppo spesso sono stati abbandonati. Strade sporche e piene di buche, pessima illuminazione, scarsa sicurezza. Perché i cittadini che vivono in questa periferia devono spesso essere privati di questi servizi essenziali, mi domando. Ad esempio, in questi anni l'unica opera che è stata realizzata nel rione Vomero è stato un semaforo che al solo scopo di incassare le casse comunali. Allora noi diciamo basta a chi urla in piazza senza idee. Cari cittadini, il 5 giugno votate e fate votare la lista Primavera, la lista del cambiamento, perché cambiare si può, dipende solo da voi e da voi, e dipende da tutti noi. Grazie. Ringraziamo l'ingegnere Marcantonio Cecoro. Adesso invece passo la parola al prossimo candidato, Aurelio Romano. Buonasera cittadini di Villa di Briano. La lista che rappresentiamo è una lista con nomi politicamente nuovi a voi, ma con le idee chiare riguardo al programma che intendiamo realizzare con il vostro consenso. Ma con le idee chiare si può cambiare, non solo promettere. Le promesse le abbiamo già ascoltate e tali sono rimaste, anche da parte delle liste di opposizione della passata amministrazione. Mi riferisco alla mancanza di controllo e di stimolo che erano tenute a fare e che, secondo me, non hanno fatto per inerzia e disattenzione nei confronti dei cittadini ai quali dovevano dar conto. Altri parlano di sfide, di aver sfidato chi? Non si è ancora capito e ci farebbe piacere che lo spiegassero a noi e soprattutto a voi, che siete quelli che devono giudicare il nostro programma e soprattutto il nostro operato. Ci hanno messo la faccia, giusto quella, perché i contenuti non gli appartengono, ma appartengono a chi sta veramente a cuore il benessere di un paese
e di una cittadinanza che per troppo tempo è stata messa in disparte e che con la lista Primavera tornerà protagonista e partecipe della vita politica del nostro paese. Perché la Villa di Briano che immaginiamo, sia noi e spero anche voi, dovrà essere un paese in cui tutti voi possiate partecipare ed intervenire in maniera attiva nelle scelte amministrative del nostro paese. Il nostro scopo principale è quello che voi tutti possiate partecipare per una città vivibile, una nuova Villa di Briano, e che possiate tornare a parlare del suo futuro. Vi ringrazio tutti. Ringraziamo anche Aurelio per il suo intervento. Ma adesso la parola passa al leader della lista numero 4, avvocato penalista con un trentennio di esperienza in diritto civile, in diritto penale ed amministrativo. La persona giusta alla guida del cambiamento che il 5 giugno può portare Villa di Briano alla svolta. Candidato alla carica di sindaco, Francesco Della Corte. Buonasera cari concittadini. Dopo gli interventi dei tanti amici che mi hanno preceduto, mi sento alquanto imbarazzato e sicuramente non so come dovrò fare per riuscire a superarli, perché sono stati tutti quanti bravissimi. Sinceramente ho una squadra di gente validissima, non possiamo fallire l'obiettivo, e ora vi spiego il perché. Perché il sottoscritto è stato sempre impegnato in prima persona a dare il proprio contributo a tutti quanti per far sì che il Villa di Briano migliorasse. Però vi sono state sempre delle logiche personalistiche, delle contrapposizioni, che ognuno ha pensato solo a coltivare il proprio orticello, e questo modo di fare non porta da nessuna parte. Ha fatto morire questo paese, è una vergogna! Ora vi dico il perché, la mia forza è stata scambiata per debolezza, non è una vergogna, sono stato sempre quello che ha fatto un passo indietro, perché volevo privilegiare il bene comune. Questo mio modo di fare è stato sempre scambiato per quello che è buono, è bravo, tanto lo possiamo accontentare, fa un passo indietro, non dice mai nulla, e basta, è finita, io sto qui. Chiunque vincerà Villa di Briano, bisogna cambiare le regole. Chi ha fatto quei manifesti abusivi? È l'ultimo avviso che do, cari cittadini. Toglieteli stanotte, perché domani mattina vi denuncio veramente. Fino ad ora non ho denunciato nessuno. Ora è il momento. Non mi fate paura. Tutti quanti. E ritorniamo a parlare del programma. Ora, detto questo, perché era doveroso, è una vergogna che hanno cambiato, io ho fatto una battaglia di civiltà per il manifesto abusivo, chi è che si è permesso di calpestare le regole del gioco e voglio andare sul comune a fare cosa? A farla da padroni? Non è possibile! Io sto qui, vi dovete dare un colpo in fronte se volete far sì che io mi stia zitto, e ho finito perché non voglio dire null'altro, il programma ve lo spiego un'altra volta, questo volevo dirvi ed è finita, capitemi bene, i comitati di affare sono andati alle ortiche, non ci sta bene. Chiunque esso sia, il faro, il controfaro, il ponte, la cappella, la voce, il microfono, siete tutti apoli, non avete il diritto di parola. E io sto qui, non mi fermerete mai, ho una squadra di gente valida, non vi fermeremo, se non vi fermeremo faremo vedere i sorci verdi. Chiaro il concetto, è finita, e detto questo ho finito, non voglio dire null'altro perché avevo da dire tante cose, però il programma non ve lo voglio illustrare perché sto troppo arrabbiato, ho visto, ho girato il paese, ho fatto una battaglia di civiltà per far sì che ci potesse essere una Villa di Briano migliore, e invece che cosa vedo? I manifesti abusivi attaccati sui nostri spazi elettorali, toglieteli. Chiunque esso sia stato, potete anche dire che non è colpa vostra, sono gli attacchini che pagate profumatamente, basta!
Grazie, buonasera, non ho null'altro da dirvi, il programma lo spiegherò un'altra sera, grazie. Ringraziamo il candidato sindaco Francesco Della Corte. E siamo giunti al termine di questa prima manifestazione e nel ringraziarvi per la partecipazione, signori e signori, il candidato sindaco e tutti i candidati vi invitano per un piccolo rinfresco presso la propria sede in via Dante Alighieri. Grazie ancora per l'ascolto e buona serata.